Ok, adesso proviamo un'ulteriore variante a questo codice andando a costruire due quadrati, uno sopra l'altro, con il numero 1 e il numero 2. Andiamo un po' a rimaneggiare il nostro codice e sistemando un pochino il tutto. Allora, intanto possiamo partire riscrivendo un po' il codice e facciamo in questo modo. Qui andiamo a definire le varie variabili, vi aumento lo zoom così vedete meglio. E allora, intanto il lato sarà 100, poi utilizziamo un altro comando che è font family e gli diciamo Verdana. Quindi utilizziamo font weight per, scusate, e diciamo bold. Quindi facciamo un grassetto, dopodiché gli diciamo come prima font color yellow, perfetto. Quindi disegniamo il quadrato lato con la scritta 1 al suo interno e quindi gli passiamo questo comando che è back, sempre lato, quindi per la stessa lunghezza andrà indietro e a questo punto andremo a riutilizzare il comando, anzi facciamo, mi sono dimenticato una cosa, font color e fill color che sarà blu. Perfetto, a questo punto copiamo queste tre righe, le mettiamo qui e facciamo un inverso, stavolta facciamo yellow, quindi giallo lo sfondo, il colore del fondo sarà blu e utilizziamo il comando 2. Aggiungiamo un'altra cosina qua sopra che sarà turtle, così vediamo la tartaruga. Vedete che ho eliminato anche il comando fill perché in realtà con il quadrato non serve il comando fill, ma basta dargli il colore di sfondo, il colore di riempimento, scusate, per fargli costruire il quadrato. Proviamo a farlo funzionare, ad eseguirlo, ed ecco fatto i nostri due quadrati. Vedete che quando lo lanciamo compare la tartaruga e poi scompare e 1 e 2.